Continua in Libia il tentativo del generale Khalifa Haftar di spodestare il governo internazionalmente riconosciuto di al-Sarraj. Praticamente ogni venerdì, ormai da più di un mese, centinaia di persone si sono radunate nel centro di Tripoli, unite in un solo grido: restituiteci il nostro paese. Questi residenti dicono di essere i veri detentori del futuro della Libia e chiedono la possibilità di dimostrarlo. Sono qui per protestare contro la campagna militare guidata da Khalifa Haftar, dicono che trasformerà il paese in una dittatura. Stiamo protestando contro la conquista di Tripoli per conto di quel criminale di guerra che si chiama Haftar. Per 4 anni Haftar ha distrutto Bengasi, ucciso i nostri rivoluzionari e li ha gettati nella spazzatura. Non riuscirà a farlo qui. Non vogliamo la morte, non vogliamo la distruzione, vogliamo che i libici possano vivere in pace e prosperità. Preghiamo affinché possa avvenire. Io lo chiedo a Dio. Questa è la nuova generazione e il futuro del paese. Non dovrebbero crescere per prendere le armi in mano. Il tempo dell'esercito in Libia è finito. Dobbiamo avviare uno Stato civile e moderno. Il mio messaggio per il mondo esterno: non scommettete su un cavallo perdente. Questo qui non va bene. Per ora l'offensiva di Haftar si è bloccata nella periferia della città, a circa 15 km da qui, ma questa ondata di violenza è già costata molto ai libici. Oltre 400 persone sono state uccise e quasi 60.000 sfollate dal 4 aprile. Senza una risoluzione politica in vista, la Libia rischia di piombare in un'instabilità ulteriore per il prossimo futuro. Annelise Borges in Libya's capital, Tripoli, for Euronews.